Bentrovati come sempre da questa magnifica postazione. Oggi più gradita che mai in questa fredda e grigia giornata piovosa. Alle mie spalle, infatti, potete vedere questo, uno dei, tantissimi, dei tanti e bei camini che arricchiscono qui il complesso turistico dei Fratelli Damiani, che secondo me è proprio questo è il più bello. È architettonicamente un molto originale, forse unico. E da questa postazione oggi parleremo di sport. Uno sport visto però a 360 gradi, anche come momento di formazione e di cultura. Vi presento subito gli ospiti. Abbiamo la dottoressa Fiammetta Miele, che è la presidente dell'associazione Amartea, e poi il referente sportivo di questa stessa associazione, il professore Mauro Brancaccio. Grazie di essere qua con me. A loro. E, e parliamo appunto di Amartea, la domanda più scontata: di questa associazione, come nasce e con quali finalità? L'associazione è nata fine 2012 eh, per scelta di un nucleo di socie, originariamente eravamo tutte donne, che hanno deciso di mettere la propria esperienza diversificata eh, a disposizione di progetti di ambito culturale, eh, quindi tra i soci fondatori, a parte la sottoscritta che è, ha un passato di imprenditore, eh, c'è una docente universitaria, una giornalista, un'archeologa, un'attrice teatrale e, e noi abbiamo scelto di, come percorso di voler valorizzare eh, e promuovere eh, l'arte, il territorio e l'ambiente eh, campano. Quindi vi ha accomunato, vi accomunato scusa, questa, questo desiderio appunto nelle vostre diversità professionali poi, non soltanto insegnanti come avrei immaginato nel mondo della scuola, dello sport. Bene, voi siete reduci da un evento che mi pare sia la sua seconda edizione, l'evento Isolimpia. Parliamo di questo evento, quando l'avete fatto, dove? Eh, dunque Isolimpia è un grande evento quindi abbiamo assorbito tutto il nostro impegno e la prima edizione di anteprima si è tenuta al solo campo virgiliano eh, la seconda edizione invece ha avuto due location eh, sempre il campo virgiliano che è anche evocativo come nome e, e la mostra d'oltremare perché sempre in questa logica di valorizzare è sicuramente una delle... Delle, dei luoghi più significativi di Napoli. E Isolimpia è un progetto che eh, mutua il suo nome eh, da eh, I Sebastà Isolimpia, manifestazione istituita da dall'imperatore Augusto, che noi abbiamo voluto recuperare, naturalmente in chiave contemporanea certamente, ma rimanendo abbastanza fedeli al modello originario. Prego, prego, non lo <ride> la voglio interrompere. È una grande adesione come diceva prima. Molto perché in effetti è un patrimonio immateriale eh, della nostra cultura, del nostro passato, che quindi ha riscosso molto interesse da parte degli utenti e chiaramente dei partners che poi necessariamente ci hanno affiancato da subito, devo dire. Il nucleo dell'evento è eh, sport, e quindi siamo qui appunto per questo, ma anche competizione di carattere artistico ed era la peculiarità di questo evento eh, augusteo praticamente. Che devono quindi, è una prerogativa di cui devono essere dotati tutti i fruitori di questo progetto, diciamo i componenti, devono comunque essere impegnati in entrambi i settori oppure ognuno può partecipare per lo sport soltanto? Questa è l'idea del eh, professore Brancaccio, eh. ma in realtà noi ovviamente abbiamo i gruppi sportivi e gruppi teatrali, musicali di tra loro, ecco perché a volta c'è stato un progetto proprio con la Feder Calcio di cui io ero appunto addetto Stampa in cui si parlava di ragazzi bravi a scuola e nello sport, quindi la valutazione di questi ragazzi avveniva su due binari paralleli che poi sfociavano in un unico obiettivo. Allora la fermo un attimo perché il professore, come dicevo è il referente per la parte sportiva ecco, parliamo di questo aspetto che forse quello principale di cui ci occupiamo stasera. Eh, eh, lo sport in questo... Eh... Manifestazione isolimpia che ha una sua valenza per il fatto che si rivolge a tutti i ragazzi, soprattutto della scuola, e quelli che invece non essendo più a scuola ma cominciano l'università un ma non sono dei professionisti vogliono partecipare a questa manifestazione come prodomo, come predittivo per eventualmente per diventare. Eh, conosciuti e poi eventualmente andare eventualmente anche alle Olimpiadi. Isolimpia, dal punto di vista sportivo e culturale, ha fatto un abbi ab abbinamento con eh, addirittura con Olimpia, con eh, la sede diciamo, originale dei, sedi del dei giochi olimpici. Eh, I nostri partner sono soprattutto il CONI le federazioni del CONI e per esse l'Atletica Leggera che è ovviamente il nucleo fulcro di quella che era a suo tempo già all'epoca dei Greci, maratona, corsa, lanci, disco, giavellotto e eh, i cavalli, l'equitazione, la danza sportiva Abbiamo messo anche altri eh, sport più moderni che si avvicinano a quello che oggi i giovani che sono le arti marziali, ma che hanno praticamente un ricordo in quello che era eh, una delle basi che era la lotta, il pancrazio eh, diciamo, all'epoca dei Romani. Eh, diciamo, Questo evento ha avuto già due edizioni con una partecipazione di ben 14 federazioni del Cone con più di 1200 atleti partecipanti e la mia diciamo così, vecchia storia di sportivo mi mette in collegamento tra la parte diciamo, dei, dei ragazzi e quella della, del partner che è essenzialmente il Cone. E torniamo dalla nostra dottoressa, questo nome bellissimo di memoria in boccaccio. È, è sempre un nome dolcissimo, guarda, è, che è legato forse al tempo, noi che abbiamo fatto certi studi, ci riporta sempre a quell'epoca. Senti, vi ammetta, voglio chiamarti così da questo momento in poi, eh? Perché mi piace il tuo nome. Allora, abbiamo parlato della parte sportiva, invece sì. di quella culturale che tu mi dicevi ehm, si sviluppa su quattro binari paralleli. Li vogliamo ricordare allora quali sono? Certamente perché è la peculiarità dei giochi isolimpici voluti da Augusto, che abbinavano alle competizioni sportive le competizioni artistiche. Noi nel riproporre il progetto siamo stati fedeli al, al modello. E dunque ci sono gare vere e proprie di eh, musica, danza, teatro, eh, anche scrittura creativa. L'anno scorso abbiamo anche avviato una sezione di arti figurative, in realtà, cui hanno aderito veramente con entusiasmo tante scuole, devo dire, nonostante il tempo eh, che sia stato dato loro era scarso, perché abbiamo presentato il bando a maggio e la seconda edizione si è svolta a fine settembre, dunque fine anno scolastico e inizio del successivo. Eh, ma veramente c'è stata una partecipazione anche da parte dei docenti che hanno guidato i loro allievi a questa, a questa avventura. Abbiamo fatto le premiazioni finali di questa sezione al PAN, il Palazzo delle Arti naturalmente. E la sala era gremita, i ragazzi sono stati felici di ricevere una medaglia per la loro partecipazione. A questi, a questi che sono tutte ehm, tassativamente opere originali. E poi anche per i ragazzi un'opportunità per vedere anche delle realtà della nostra città, ecco parlavi del Pan, quanti di loro ci sarebbero andati, credo pochi. Invece proprio perché vi muovete a 360 gradi eh, il professore oltre ad essere un campione olimpionico, sportivo, non ama parlare di sé, è anche biologo e quindi cura anche l'altro aspetto perché legato allo sport più che mai è l'educazione all'alimentazione. Professore, in che modo allora c'è questo sì. aspetto? Allora, eh, l'aspetto è fondamentale, soprattutto oggi dove i ragazzi eh, non seguono se non attraverso la parte pubblicitaria televisiva e come alimentarsi, eh, la scuola e per esso chi fa diciamo, un'attività eh, come vogliamo farla attraverso i giochi olimpici dovrebbe e cureremo anche questo aspetto, quello di legare lo sport e l'alimentazione. Eh, e ci sono dei convegni che abbiamo fatto per questo um, in, diciamo, coinvolgendo alcuni professori universitari della Federico II, eh, tra cui il professore Ricciardi e il professore Fattorusso, che ci hanno dato mh, bontà loro diciamo, la possibilità di visitare fare una scheda per tutti gli atleti e per tutti gli alunni che volessero essere presenti e eh, verificare se il loro eh, rapporto peso-età eh, fosse conforme con quello che è il libro guida dell'educazione fisica eh, presentato dall'Unione Europea. Quindi questa cura che si lega molto diciamo, all'aspetto sportivo, è una cosa che ovviamente fa parte degli impegni del, dei giochi isolimpici. Le gare sport e alimentazione. Oggi più importante che mai perché stiamo un po' raggiungendo come tasso di obesità i paesi stranieri ecco fra gli Stati Uniti come merendine a scuola, questi dispenser a cui attingono i ragazzi in continuazione. Ma lei prima mi parlava, Fiammetta, anche di conferenze che voi tenete? Eh? Sì, infatti appunto i seminari ne erano una categoria in genere, ecco, l'evento è molto diversificato perché noi vorremmo che diventasse un patrimonio della città, un evento periodico di livello internazionale. Che per almeno una settimana diventa punto di riferimento di una serie di appuntamenti. Eh, oltre ai seminari appunto, sulla nutrizione abbiamo avuto un'importante conferenza internazionale, eh, abbiamo commemorato e praticamente quest'anno si celebravano i 130 anni dell'istituzione eh, delle moderne Olimpiadi. e Quindi abbiamo colto questo anniversario eh, per celebrarlo insieme all'Accademia Olimpica Italiana e, e quella internazionale. Ehm, abbiamo oh, ospitato appunto invece una conferenza sull'urbanistica di Napoli proprio per spiegare che la sua storia eh, si dipana in stratificazioni che gli scavi della metropolitana hanno messo in fila, allineato in maniera veramente unica dal punto di vista urbanistico e, mh, e quindi noi cerchiamo di eh, creare diverse eh, opportunità di eh, incontro per target diversificati chiaramente di eh, utenti, eh, non da ultimo poi ci sono i concerti serali, per esempio abbiamo chiuso con un concerto di classica eh, in beneficenza. Per uh, i bambini del Pausilipon, e, e lì sono state, diciamo, l'Accademia la, Domenico Scarlatti ha anche. Ehm, fatto esibire del soprano in alcuni pezzi inediti perché ecco lì ci teniamo molto noi vogliamo che nascano sempre eh, composizioni originali in questo caso il maestro Enzo Amato ha rispolverato appunto degli spartiti che non erano mai stati ehm, ancora eh, oggetto di concerti quindi un po questa è la logica poi ci sono naturalmente anche i concerti invece per i giovani. Ma forse anche un momento di avvicinamento anche alla musica classica. Per tanti ragazzi è molto importante perché affina proprio lo spirito. Allora una, una, ancora una domanda perché il professore è preso da, da improrogabili impegni deve purtroppo lasciarci però una domanda eh, scendiamo un po' più nel pragmatico c'è un sito a cui fare riferimento per qualunque persona qualunque scuola fosse interessata a questa iniziativa? Allora esiste un sito ufficiale di Isolimpia che è www.isolimpia.org Trattandosi di una manifestazione culturale abbiamo scelto di mettere.org, quindi isolimpia.org dove potete vedere 2013 e 2014 tutto quello che è stato fatto in queste due manifestazioni importanti, sia la parte sportiva sia la parte culturale. Bene. Allora ringrazio tutti e soprattutto voi che siete stati così gentili. Spero di rivedervi al più presto. Noi vi inviteremo e vedremo man mano l'evoluzione di questi Olimpiadi, la sua crescita che già dà i suoi notevoli segni. Grazie professore, grazie a lei. E io ritorno a Fiammetta, la nostra professoressa Miele. E allora siamo rimasti noi due per il momento e poi ci raggiungerà un altro ospite, eh, la parte culturale con Fiammetta. Eh, rispetto ai giochi eh, appunto olimpici, quando c'era eh, Augusto, parlavamo prima dei tempi di Augusto, ci sono delle affinità, delle novità, in che cosa vi differenziate e vi accomunate ai giochi olimpici di allora? Dunque noi eh, su questo, ripeto, siamo stati molto fedeli a, alla storia. Eh, i giochi voluti da Augusto avevano il nome di isolimpici perché considerati uguali a quelli, a quelli di Olimpia eh, per cui per esempio il regolamento originario è ancora conservato nel Sacrario di Olimpia eh, dunque avevano una rinomanza a livello del Mediterraneo quindi del tutto il mondo allora conosciuto uguale e diciamo in periodo imperiale naturalmente anche superiore alle o, più antiche Olimpiadi. Quest'anno noi abbiamo avuto l'onore di avere con noi nell'accensione della fiaccola isolimpica, non a caso, il sindaco dell'antica Olimpia, che eh, ha porto la fiaccola al nostro sindaco. Eh, dando appunto eh, il via alle celebrazioni e alle gare, proprio nel rinnovamento di questo gemellaggio tra la più antica sede dei giochi più famosi del mondo e quelli di Neapolis che ne raccolsero il testimone eh, in epoca imperiale. Ecco, vedi quante cose sto imparando anche io stasera mentre lavoro, dopo torniamo a questo e come avevo anticipato l'altro ospite che ci ha raggiunto, buonasera, il professore Rino Mantile che non avrebbe bisogno eh, di presentazione, che per il professore dovete sapere perché ancora lo sapesse è stato già responsabile regio regionale, dico bene, dello sport presso l'ufficio scolastico nostro appunto regionale per la Campania. allora... Una domanda che solo a lei possiamo fare, cioè come l'istituzione ha, ha, ha visto, è stato vicino a questa grande iniziativa che è appunto a Martea. Io ho avuto un particolare privilegio, quello di essere eh, stato informato di questa iniziativa dalla dottoressa Miele, quando ancora rivestivo l'incarico di referente regionale per le attività sportive dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania. In tale veste mi fu agevole eh, trasmettere il mio parere di pieno assenso e di piena considerazione, ma anche di grande emozione per questo ritrovamento di questo reperto di archeologia culturale che erano i giochi olimpici e lo presentai, questo progetto e questa iniziativa la presentai alla dottoressa Francese, che in effetti è stata la prima ad avere tenuto a, a battesimo i primi giochi olimpici diffondendoli all'interno della platea eh, delle, scuole, della, delle scuole della regione. Eh, ovviamente ehm, il percorso che i giochi olimpici e l'associazione Amartea ha fatto in questi anni è un percorso veramente di straordinaria importanza, avendo cent fatto centrare l'attenzione diciamo di una comunità più ampia, che non, so, non è solo quella scolastica, ma anche quella del mondo dello sport, su una iniziativa che meriterebbe, a nostro avviso, a mio sommesso avviso, di essere istituzionalizzata perlomeno a scadenza biennale o a cadenza biennale, attraverso un'intesa con il Ministero Pubblico e Istruzione e l'Associazione Amartene. In questo momento il mio privilegio è ulteriore. Io, essendo io il presidente di una nuova associazione che si chiama Associazione Mondo Scuola e che sostiene questa iniziativa della dottoressa Fiammetta Miele, io spero tanto che riusciamo a sostenere questo percorso che si sta realizzando. Bene, e allora, mi, eh, concludiamo ancora con una cosa magari originale, perché abbiamo, penso, detto tutto di questo argomento. Eh, eh, mi dicevi prima che nelle medaglie, non so che hanno questi ragazzi, anche lì vi siete rifatti al, a, a Roma, ai tempi di Augusto, con un simbolo, che avete scelto? Il grano, mi dicevi prima? La spiga di grano, la corona di spiga di grano, eh, mentre a Olimpia, come notorio, c'era l'alloro, eh, il, diciamo, il premio ambitissimo degli atleti eh, a Neapolis era una corona di spighe di grano e mh, è stato ritrovato appunto, anche un reperto in tal senso che noi abbiamo anche riprodotto e regalato ai due sindaci e per cui lo abbiamo recuperato come simbolo eh, della manifestazione quindi i ragazzi appunto, avranno questo premio una medaglia un simbolo naturalmente ma carico di tanta storia. E ancora cultura perché dovranno chiedersi perché questa spiga. E allora siamo in chiusura, Fiammetta, dicevamo prima che eh, vi state rendendo conto di quanto siete cresciuti a livello appunto nazionale, però aspirate ad allargarvi ancora di più, mi dicevi prima. Quindi che cosa sognate o vi auspicate per, per il futuro? Eh, noi stiamo lavorando perché questo futuro diventi realtà. Eh, abbiamo elaborato un progetto presentato alle istituzioni europee eh, per cui ci auguriamo di riuscire a creare anche quest'anno una, una concomitanza felice con la prima settimana eh, europea dello sport che appunto cadrà a settembre. Quindi se riusciamo eh, le due manifestazioni convergeranno. Bene, allora vedremo qui, che ne parleremo. Abbiamo aperto dicendo Amartea, quali finalità quando è nata, ma perché avete scelto Amartea come nome? <ride> Amartea è un divertimento, è un gioco di parole che è evocativo in realtà, tra delle divinità, appunto c'è l'amore, c'è Marte. Eh, e poi c'è la terra, il mare, quindi tutti gli elementi naturali, è eh, nato da, da appunto questa voglia di fondere, fondere, perché noi crediamo che il lavoro di gruppo sia fondamentale, fare rete sia importante. Lo descrivi con tanta passione che secondo me fra le soci iniziali l'idea forse è partita molto da te, o no? È vero? In parte, in parte. La signora Fiammette è un vulcano, una fiamma come il suo nome, una fiamma. E allora, abbiamo parlato di Amartea, il tempo è scaduto, loro ci hanno promesso che ritorneranno, magari coinvolgeremo la dottoressa francese che è sempre stata disponibile, l'ho incontrata in tanti convegni ed è una persona aperta anche alla comunicazione, a questa nuova forma di comunicazione che ci fa arrivare più velocemente agli obiettivi che metta grazie. grazie a voi del tempo e della cortesia. Grazie, grazie, a voi per la disponibilità e qui dal complesso turistico Averno dei Fratelli Damiani, dove ci siamo veramente siamo bene sì. con questo vocale spalle. I più cordiali saluti alla prossima. Buonasera. A te, ma come belle che stanno, una si affaccia su una favore.